Mola vince la seconda edizione del Big Game Drifting, città di Trani. Siamo alla seconda edizione di questo trofeo Catch and Release che è stato organizzato praticamente dalla Lega Navale grazie alla collaborazione del gruppo sportivo, gruppo Pesca Sportivo, e soprattutto grazie alla collaborazione fattiva della sezione provinciale di pesca di la regione Puglia. Anche quest'anno sono previste, praticamente è prevista la partecipazione di tanti equipaggi, tra i più selezionati, se posso dirlo, del settore, e vengono barche praticamente dal Foggiano, quindi da Vieste, da Mola, sono praticamente tutti i bari, sono tutti atleti che hanno davvero da combattere, hanno davvero da poter disputare un importante trofeo. E speriamo sicuramente nella riuscita. Purtroppo abbiamo dovuto spostare questo secondo trofeo perché era previsto la prima settimana di aprile, ma purtroppo per condizioni meteo questo è stato, per la sicurezza degli equipaggi, è stato spostato. Finalmente siamo riusciti a trovare una buona data e quindi va bene così. Vedremo chi sarà il migliore. Devo dire che questa è una delle tante attività della Lega Navale di Trani, anche perché siamo fortemente impegnati in quelli che sono i fondamenti della Lega Navale, quindi a parte la tutela ambientale, a parte le attività sportive, e tra le varie siamo ormai prossimi anche alla Trani Dubrovnik, che è un'edizione ormai importante a livello territoriale perché c'è il coinvolgimento un po' di tutta la città. Quest'anno saremo anche sede dell'Assemblea Nazionale della Lega Navale, siamo stati selezionati tra le tante sezioni e devo dire che questa è una cosa che ci rende davvero onorati della scelta. Saranno 1000 persone che arriveranno a Trani e che chiaramente porteranno un importante indotto al territorio. Un'altra cosa importante che ci tengo a sottolineare è stato l'acquisto praticamente di una barca per disabili che consentirà, adesso stiamo anche creando una serie di infrastrutture per consentire proprio l'accesso e salire a bordo di questa imbarcazione, quindi un'imbarcazione che consentirà anche a chi è diversamente abile di poter vivere il mare, di poter veleggiare, di poter toccare quelli che sono come posso dire, le sensazioni vere di chi va. Allora, siamo felici di essere stati qui, la seconda manifestazione a Trani, pesca drifting al tonno gigante, qualche lamata c'è stata, e l'amico Beppe ha aperto le gabbie tonni, molto probabilmente la classifica non l'ho ancora vista, siamo primi, e cosa dire di più oltre al fatto che siamo felicissimi. Gli amici ci ospitano sempre nel migliore dei modi, gara organizzata al top, tutto qui. Speriamo nelle prossime gare, anche organizzate a Mola, a Vieste e in altre sezioni. Tutto sommato, anche se ci sono stati pochi pesci, la competizione è andata bene, il podio è riuscito alla perfezione. Speriamo nella prossima edizione di migliorare sempre pochi più pesci, questa manifestazione. Pochi pesci pochi perché pesci, ma il mare era grosso, però si vedevano, i pesci c'erano. E tanta qualità per chi ha pescato. Grazie a tutti. Grazie alla a voi. Prossima edizione. La sezione di Mola della Lega Navale conquista la seconda edizione della gara di pesca sportiva Big Game Drifting Città di Trani, organizzata dalla sezione di Trani della Lega Navale in collaborazione con la sezione provinciale della FIPSAS. L'evento competitivo
competitivo in stile catch and release, con rilascio obbligatorio del pescato, ha visto l'affermazione dell'imbarcazione molese con capo equipaggio Pasquale Marchionna, che ha totalizzato 1560 punti. Al secondo posto si è classificata Lens Adriatica di Molfetta, capo equipaggio Arcangelo Valla, con 1280 punti. Sul gradino più basso del podio è salita Fishing Adventures di Brindisi, capo equipaggio Francesco Mitosi, con 613 punti. Il circolo organizzatore ha ottenuto la quarta piazza con Trani 3, capo equipaggio Tommaso Ferrara. Volta al via la rappresentanza di equipaggi provenienti dal Gargano e dal Sud Varese. In gara diversi titolati con esperienze pregresse nei campionati italiani. Non a caso la gara di Trani ha premiato uno dei team più titolati in grado di conquistare la nona posizione allo scorso campionato italiano assoluto per equipaggi di drifting, che si è svolto ad agosto nelle acque di Pesaro.